Giovedì mattina, qualche minuto dopo, perché c'è stata la bella chiacchierata con Annalisa Minetti, con tanta emozione, ma il prof non ce lo possiamo perdere. Marco Camisani Calzolari, correte in radiovisione se potete, canale 36 del digitale, 750 di Sky. Professore, buongiorno. Eccomi, buongiorno a voi. Buongiorno, mandate i bambini a letto, perché la visione non è per i bambini. È bellissimo, è elegante, racconta. Ah, il papillon, dico una parola sola, papillon. Nel 2010 alle 8 12, alle 8, 2012, scusa, alle 8:53 del mattino. Ma prof, il farfallino. Ma c'è una ragione, perché oggi per parlare di queste, io dico cose così dirompenti e disastri, ma davvero, a volte pericolose per le orecchie di alcuni, che se non sono molto formale nell'abbigliamento non me le fanno dire, non mi fanno entrare dalla porta proprio. Allora, concordo, solo un uomo ha usato il papillon a RTL, Giacalone. Adesso ne abbiamo due, Giacalone e il prof. Allora, attenzione, questa mattina tecnologia, però aveva da parte questo argomento da un po', Marco Camisani Calzolari, abbiamo aspettato il ritorno di Barba Mamma. Allora, inutile negarlo, il cyber universo è molto anche sesso. E quindi il prof vuole dare delle indicazioni fondamentali ai lui e alle lei, naturalmente, la sintetizzo, come non farsi sgamare. Ma come sgamare e come non farsi sgamare, quindi tutti e due i mondi. Allora, dovete sapere che tutto questo ambiente digitale, alcuni degli ascoltatori lo sanno bene perché l'hanno pagato sulla propria pelle, permettono in fondo fughe di informazioni, no? Nel senso che quello che fate può essere registrato, può essere visto, sentito, eccetera, dal partner, soprattutto se siete infedeli. Allora, dovete sapere che ci sono dei software che registrano tutto quello che fate sul computer, cioè registrano addirittura tutto quello che scrivete sulla tastiera, per cui avete voglia di mettere le password, eccetera. Si chiamano Keylogger, K e Y Logger, e quindi in sostanza questi software vi mandano tutto quello che avete scritto, quindi dalla password alla username a quello che poi avete scritto, in quel caso eventualmente al potenziale, insomma, amante, se lo avete, se non lo avete meglio, al partner. E questi software possono essere installati dal partner che vi vuole controllare, ma possono, a volte sono anche già presenti, no, sui computer o sul telefono. Pensate che ad esempio tutti gli iPhone hanno all'interno un sistema che si chiama Find My iPhone, e quindi trova il mio iPhone, che serve per quando lo perdete. Ecco, solo che se quella password serve per trovare il telefono, scusate, perché vi permette di avere la posizione esatta di dove si trova il telefono, solo che se la password del vostro Apple Store ce l'ha anche il partner, chiaramente sappiate che può andare a vedere la vostra posizione. Cioè tipo, se tu sei il mio partner, sei in un motel lungo la tangenziale con chi non dovresti, e io ricerco il tuo... Devi avere la password. Devo avere la password, però. Però la password è sempre trattata con leggerezza, se ci pensate, no? Ti tieni la... È vero, per i giochi dei bambini, scarica, eccetera, e anche quello che non vuole farti sgamare, poi però in questo caso si dimentica che in realtà ha un rintracciatore in tasca che lo fa senza neanche che il partner sia un ingegnere informatico, cioè è già così, no? Ma addirittura alcuni di questi software che si installano, basta cercare su Google per il mondo mobile spy, addirittura c'è uno che si chiama mobile-spy, che è proprio .com, che proprio fa tutto, ma fanno cose tipo, appunto, mandano lo screenshot, quindi la fotografia dello schermo del computer o del telefono a chi la vuole vedere, mandano l'elenco delle chiamate, tutta la rubrica telefonica, per esempio. Possono addirittura alcuni di questi accendere l'audio a telefono apparentemente spento, quindi non è più roba... È veramente da spionaggio. È grossa, esatto, questa. Sono cose che possono fare tutti. Tra l'altro devo dire, Marco, la sala che non è molto interessata al mondo informatico, mentre tu parlavi e descrivevi con la consueta efficacia, aveva l'occhio proprio interessato e anche vagamente maligno. No, ero affascinata. Quasi. Perché esatto, davvero quasi siamo quasi. Nel mondo di James Bond. Fa paura, detto adesso, scherzi a parte, fa abbastanza paura. Bisogna... Alla fine torniamo a quello che hai detto, prof, ed è sempre valido, la cura delle proprie password. La password. Mio figlio, appunto, lo dico sempre, bisogna torturarlo per farsi dare la password. Davvero, la password, pensate che la password più diffusa è 1, 2, 3, 4, 5, e la seconda è password, proprio la parola password nel mondo, dico. Per cui attenzione, perché veramente c'è la vostra vita dietro. Accedere alla vostra email, quindi lasciare incustodita la password della mail o trattarla con leggerezza, significa davvero accedere a tutti i vostri dati personali, perché da lì io posso recuperare le password dalla banca. Beh, la banca di solito è un po' più sicura perché ha il token, quindi ha quel tastino che genera quel
numero, che quindi lo rende un pochino più sicuro, ma gli altri account no. Per cui davvero la vostra vita sappiate che è in mano a chi può controllarla in qualche modo, per cui bisogna fare attenzione e farci caso. Io la metà delle parole straniere che il prof dice non le conosco. Ma non è vero, ma non fare questa parte, sei assolutamente connessa, non scherziamo. Prof, meraviglioso, voto al look oggi te lo dà Barbara però. Io il voto, oh mamma mia. Veloce, che finisce il programma. Ma sì, ma io gli do un 7 per il coraggio. Ma gli diamo 8 per il coraggio. Per il papillon. Tra l'altro abbinato, la tinta del papillon abbinato con la tinta delle lenti. Questa è classe. Prof, va bene, a giovedì. Va bene. Alla prossima. Meno male che c'è il prof. Grazie, alla prossima settimana. Grazie a voi, buona giornata.